Allora, dove guardo? È stata accolta come, non so come dirvi, santa subito, la dottoressa Norma Cameli. Dottoressa, la sua camera è quella che si accende in questo momento. Ben arrivata, grazie mille di essere con l'invito. Noi. Responsabile dell'ambulatorio di dermatologia estetica dell'ospedale San Gallicano di Roma. Ospite del giorno con la dottoressa, il tema la cellulite, la nemica numero uno. 14 milioni di donne in Italia ne soffrono, l'80% sono tra i 16 e i 60 anni, le gambe sono la zona più colpita. La odiosa perché si va a depositare dove non dovrebbe e perché nasce? La cellulite ha un nome scientifico molto altisonante, è una panniculopatia edematosclerofibrosa, insomma un nome difficile per dire solamente che c'è un'alterazione del microcircolo. Sì. Quindi questa alterazione del microcircolo e del sistema linfatico porta a depositarsi del grasso, che si deposita prevalentemente sulle gambe, ma non solo, si deposita anche sull'addome, sui fianchi e su tutta la nostra la zona tipica femminile, perché la cellulite colpisce prevalentemente le donne. È diciamo una io non voglio definire una malattia, ma diciamo è un disturbo. Un disturbo che prevalentemente femminile. E siccome la democrazia esiste a questo mondo, colpisce anche le magre. Cioè non è raro vedere una donna in perfetta forma fisica che nonostante questo sia colpita da cellulite. Perché accade questo? È una malattia assolutamente democratica, come certo. Si usa dire, quindi colpisce le magre, colpisce le grasse, colpisce quelle che fanno sport, colpisce quelle che stanno a dieta, quindi tutti questi fattori possono essere fattori aggravanti, ma la cellulite è condizionata da fattori genetici, quindi se siamo predisposti geneticamente, anche se osserviamo dei regimi alimentari rigorosi, anche se facciamo sport, potremmo avere la cellulite. Gli uomini sono interessati dalla problematica? Molto, molto meno, per questioni proprio di genetica e anche costituzionale. Costituzionale. Allora, le cause, abbiamo detto predisposizione genetica, i disturbi microcircolatori. Sì, stasi linfatica, quindi alterazione del microcircolo a livello del sottocutaneo. Poi altre cause. Fattori ormonali, ci ha fatto scrivere lei. Fattori ormonali, sì, questi sono la predisposizione genetica e i disturbi del microcircolo, sono i fattori, diciamo, principali. Poi ci sono altri fattori cosiddetti secondari, che sono i fattori ormonali, quindi vediamo che la cellulite peggiora in gravidanza, nelle sindrome premestruali, alcuni farmaci, per esempio la pillola anticoncezionale, sì. Cortisonici, o patologie connesse come alterazione della tiroide o anche l'obesità. Poi ci sono dei fattori aggravanti, oltre a questi fattori scatenati importanti. Quali diciamo. Possono essere gli aggravanti? I fattori aggravanti sono la dieta per esempio è una dieta scorretta, quindi se noi mangiamo cibi molto salati come formaggi stagionati, salumi oppure mangiamo grassi fritti, non abbiamo un'alimentazione corretta, allora può essere un fattore aggravante può essere una brutta postura, sì. Il fatto che non facciamo molto sport, quindi la sedentarietà, il portare scarpe molto strette con i tacchi troppo alti o anche troppo bassi al limite anche troppo bassi. Il tacco perfetto diciamo dovrebbe essere un tacco che adesso purtroppo non va di moda, è il tacco da 5 centimetri. I vestiti molto stretti sono un fattore aggravante e lo stress. E il fumo. Il fumo, non fumare, corretta alimentazione, non fumare, fare tante attività fisiche, evitare vestiti stretti e tacchi troppo alti oppure troppo bassi, diceva esatto. Dottoressa. Senta dottoressa, un po' di domande. Esistono vari tipi di cellulite intanto? Più che vari tipi di cellulite esistono vari stadi di cellulite, quindi abbiamo mostrato lo stadio primo che è lo stadio edematoso in cui uno si sente le gambe pesanti, gonfie, poi abbiamo lo stadio secondo in cui praticamente abbiamo la fibrosi, lo stadio incominciano a formarsi i micronoduli, lo stadio terzo e quarto in cui i noduli diventano sempre più grandi, i macronoduli diventano più numerosi, a questo punto sulla pelle abbiamo la cosiddetta buccia d'arancio o pelle a materasso con tutti i buchini, le fossette. Quindi uno stadio avanzato. Differenza tra la cellulite e la ritenzione idrica, molto spesso si tende a pensare che siano la stessa cosa. Beh, comunque hanno una base comune, una ritenzione idrica è sempre la base per una cellulite, perché un ristagno di sangue, un ristagno linfatico, un ristagno veloso è sempre una predisposizione alla cellulite. Roberta da Milano ci chiede, l'uso della pillola contraccettiva può favorire la comparsa di cellulite? Beh, questo lo sanno tutti, assolutamente sì. Gli ormoni favoriscono
contribuiscono alla comparsa della cellulite, soprattutto gli esoprogestini, ce la fanno venire in maniera importante. È chiaro che alla sospensione della pillola poi tutto dovrebbe ritornare nella normalità. Adesso c'è tutta la lista del che cosa dobbiamo fare, a cominciare dalla grande corsa ai ripari. Non so se l'avrete notato, è marketing ed è ovvio, ma c'è un momento dell'anno, generalmente siamo ai primi di aprile, dove come le pomate che una volta promettevano di far ricrescere i denti e non era possibile, arrivano pubblicità un po' di tutti i tipi. Però sia ben chiaro, per esempio l'uso creme, al di là di chi promette appunto, e anche qui il fai da te su internet abbonda di chi promette miracoli. L'uso però delle creme fa bene? Assolutamente sì, sono tanti i presidi che aiutano a combattere la cellulite. È chiaro che bisogna combatterla continuamente, nessun presidio è per sempre come vorrebbero i pazienti, però le creme sono importantissime, sono sicuramente il primo step nell'approcciarsi alla cellulite. Quindi bisogna che l'utente, insomma chi fa uso di queste creme, verifichi nella confezione che ci siano i principi attivi utili in realtà per la cellulite, che possono essere quelli che sciolgono i grassi, tipo la caffeina, la carnitina, possono essere quelli che proteggono il microcircolo, quelli antiedemigeni come l'ananas, la centella asiatica che protegge il microcircolo, tutte le sostanze drenanti. Quindi se nel cosmetico esistono tutti questi fattori, il cosmetico è utile e importante. Poi c'è anche la forma del cosmetico che è importante, ossia se noi usiamo una crema che è più difficile da spalmare, è chiaro che siamo indotti anche ad automassaggiarsi, a massaggiare bene la crema per farla penetrare, e questo automassaggio aiuta la cellulite. Aiuta comunque senz'altro. Di per sé, è chiaro. Poi magari mettiamo la crema di sera perché è più grassa, di giorno magari mettiamo il gel perché si assorbe, perché si prima, si mettono i vestiti. Ci chiede Valentina da Perugia se ci siano delle controindicazioni sulle creme, fa riferimento a tiroide, quindi allora, presumo ecco si rifaccia sì, da alcune. Sì, è un prodotto molto pubblicizzato, molto commercializzato. Sono stati fatti studi serissimi su questo prodotto, e non dalla ditta produttrice, ma dall'università, da serie università italiane, in cui si è visto che non c'è assolutamente nessun collegamento. Questo è un prodotto a base di estratti di tiroide, quindi non c'è nessun collegamento fra problematiche della tiroide e l'applicazione di questa crema. Di questa crema, ok. Quindi insomma si possono usare. Mettere tranquillamente. Come combatterla? Noi abbiamo preparato un altro cartello indicato ovviamente dalla dottoressa Cameli, quindi massaggi e linfodrenaggio, mesoterapia, radiofrequenza, laser, liposuzione. Qui andiamo proprio sulle soluzioni pesanti, insomma. Allora, i massaggi si parte chiaramente per gradi. Quindi il massaggio può essere anche l'automassaggio che ci facciamo noi appunto a casa la sera applicandoci la crema, oppure può essere il massaggio dell'estetista o il linfodrenaggio dell'estetista, che sono assolutamente validi. La mesoterapia è una tecnica antica ma sempre valida, che consiste nell'iniettare con piccoli aghi le sostanze attive, ed è sicuramente valida. Poi ci sono tecnologie più innovative, più moderne, come la radiofrequenza, che permette di combattere la lassità dei tessuti, e inoltre permette anche una veicolazione attraverso la cute delle sostanze attive, una veicolazione transdermica di tutti i principi attivi. E poi abbiamo il mondo che io amo moltissimo, dei laser. I laser possono essere laser invasivi o laser non invasivi. Il laser invasivo è un laser che noi utilizziamo introducendo una cannula previa anestesia locale per distruggere gli adipociti, per distruggere il grasso. Oppure possiamo usare laser che non hanno questa azione così invasiva, ma che agiscono per un effetto termico all'esterno, e quindi per questo effetto termico distruggono gli adipociti. O ancora possiamo avere laser che associano tutte le varie tecnologie. Ma funzionano questi laser? Cioè, chiaramente se poi finito quello usciamo e andiamo dal porchettaro, scusate, che sta di fronte a San Gallicano, che è tanto buono, fa dei panini meravigliosi, e continuiamo a mangiare i fritti e quello e quell'altro e la bevanda gassata che ci siamo fatti il laser a fare, insomma, detto in soldoni. Questo è vero. Però se poi dopo noi mantenessimo una vita rigorosamente... Sono tecnologie che aiutano. Aiutano. Non risolvono. Non risolvono definitivamente, ma aiutano. Aiutano. E quindi lo stile di vita è la cosa più importante. Mangiare bene, fare sport, le solite regole, ma sono fondamentali. Eseguire questi trattamenti presso centri abilitati
a fare tutto ciò? Assolutamente sì. Prima di tutto, a parte i massaggi, il linfodrenaggio che vanno fatti dalle brave estetiste, tutti gli altri devono essere fatti da medici, ma non solo da medici, ma in studi medici, esatto, che abbiano tutte le garanzie di igiene e sicurezza che tutelino il paziente. Dormire con un cuscino sotto alle gambe? Beh, insomma, aiuta. Aiuta, in particolare le mamme in attesa, aiuta. Esatto, la dottoressa Norma Cameli tornerà, perché abbiamo deciso di intraprendere la nostra battaglia personale. Ieri parlavamo del fumo, possiamo vedere per favore la nostra campagna antifumo molto personalizzata? Lo chiedo alla regia. Ieri abbiamo parlato di come smettere di fumare. Abbiamo, ecco qua, campagna antifumo 2012, da quando ho smesso sono più biondo. Questo è Roberto Mollica, il nostro autore, che fuma 40 sigarette al giorno e smetterà di fumare. Questa è la operazione che ci siamo date sulla cellulite. Non faremo campagne con la faccia di nessuno, per motivi ovviamente di privacy. Ringrazio la dottoressa Norma Cameli, davvero grazie di essere stata con noi. Ripeto, responsabile dell'ambulatorio di dermatologia estetica, ospedale San Gallicano di Roma. E siccome anche i ricchi piangono, anche i VIP, anzi le VIP, soffrono di cellulite. Parola di sempre lui, Roberto Mollica. La VIP media mostra coscia gogo sui red carpet? Sembrerebbe, ma non è così, salvo opportuni accorgimenti salva cellulite. A meno di non chiamarsi Angelina Jolie e quindi pesare 45 kg alla dogana di Brogeda e non avere quindi spazio fisico per nessuna buccia d'arancia, il resto del VIP-ume vive e soffre nel marasma cellulitico. Regina d'Italia dei buchini subcoscia è, senza offesa, Valeriona Marini, che si imbusta in calze contenitive in grado di resistere all'esplosione di una supernova. Lei che sostiene di essere una taglia 42, ma in realtà entra solo nei suoi multipli. Inaspettatamente soffre del virus cellulitico anche Lady Gaga, che nel DNA porta in sé il retaggio siculo e quindi, oltre a tagliarsi i baffi ogni mattina, è costretta a vedersela con crateri degni di Neil Armstrong. Il suo rimedio? Luci sparate a bomba e tutto scompare. A Los Angeles, la confessione di Scarlett Johansson ha scioccato il jet set, o quasi. Ho problemi a mostrarmi nuda, sono piena di cellulite. Come andare avanti lo stesso dopo tali rivelazioni, ci chiediamo turbati? Un'altra vittima è Elisabetta Canalis, che nonostante le performance ballerine è costretta a bagni di creme specializzate per far fronte ai dossi e cunette del sottocoscia. L'ex George diceva: Eli, don't worry, ne soffro anche io. Sarà un fatto psicosomatico. Chiudiamo col lato B di Britney, un bel no comment. La verità è che il mondo del red carpet non tollera difetti e questo è dovuto alla mancanza di personalità dei VIP moderni. Perché se Sofia Loren avesse avuto un po' di buccia d'arancia, l'unico commento sarebbe stato: gli agrumi fanno bene. Oh, sì.